scatola bianca allestita nel quartiere generale Basic Village di Milano, dove far volare in alto un grande classico della moda. Cuore, tecnologia e colore sono da sempre i punti di forza di Keyway e la nuova collezione Research and Development per il prossimo inverno si sviluppa proprio sotto il segno della inconfondibile zip tricolore della storica giacca a vento, pronta anche ad affrontare nuove strade. Come raccontano corsetti abitati, silhouette allungate e futuriste, blusone piumini imbottiti, colore pieno e lunghi strascichi, a cavallo tra sperimentazione, rispetto del passato e libertà come nel DNA del brand. Siamo dei custodi del brand, non lo possiamo distruggere, non lo possiamo cambiare troppo radicalmente, bisogna essere molto rispettosi della sua storia per far sì che tra 50 anni, quando non ci saremo più noi, sia sempre lì e sia riconoscibile e riconducibile al brand originale. Milano nel cuore, al centro della creatività dei designer. Da MSGM Massimo Giorgetti sceglie come set dello show la fermata del metrò di Corso Venezia. Inaugurata nel 1964, la linea rossa M1 festeggia i suoi primi 60 anni. Velocità e intelligenza artificiale per guardare avanti, come vuole anche la moda. Con grande gioia e orgoglio presento la collaborazione fatta a quattro mani con la Fondazione Franco Albini. Abbiamo proprio lavorato sul corrimano disegnato da Franco Albini nel 64 e abbiamo anche una collaborazione con Google. Siamo il primo brand di moda che Google sceglie e abbiamo lavorato le stampe con l'intelligenza artificiale di Google Pixel. Tecnologia e tradizione nel segno della migliore sartoria, soprattutto napoletana. A Milano ritorna Isaia, che firma anche il suo debutto in passerella. E i grandi classici della casa sono al centro di uno show e di uno stile che piace ovunque nel mondo. Napoli negli ultimi 20 anni ha affermato sempre di più la sua tradizione sartoriale e siamo riconosciuti in tutto il mondo, noi e altri napoletani, come una scuola di sartoria, posso dire, quasi inarrivabile, almeno per il momento. Casa Lardini sceglie la Torre Breda come set della nuova collezione. La vecchia e la nuova Milano convivono in una vista mozzafiato dal 29° piano, in un dialogo tra ieri e oggi che si sposta poi su giacche, cappotti e su un guardaroba pronto a rinnovarsi senza mai tradirsi. Anche la sartorialità dovrebbe essere un po' più moderna, un po' più portabile, un po' più facile e più comoda. Molto più portabile, meno stretta, addirittura c'è qualche capo che abbiamo fatto over, però sono dei capi abbastanza particolari e poi facile da indossare. Salire in alto sempre di più, come faceva Walter Bonatti, il re delle Alpi. All'esploratore alpinista, scrittore, guarda Peserico per la sua nuova collezione invernale maschile, presentata sotto il cielo di Milano e pronta a partire per i nuovi mercati, l'America alle porte. Un passetto alla volta e senza fare il passo primo della gamba abbiamo cercato di crescere e di portare nuova linfa all'azienda e creare nuove opportunità. Questa è un po' l'ispirazione che abbiamo noi, guardare oltre, andare lontano e avere una visione molto lontana di quello che sarà il nostro futuro, della nostra azienda, del nostro prodotto e della moda.